ufficiale, avete ottenuto un grandissimo successo. Sì, l'Ammazza 7, il primo album. L'Ammazza 7, 2012, l'anno dopo è uscito ancora Ridi, e oggi, a distanza di 3 anni da ancora Ridi, è uscito Fiore del Niente, che è il nostro, la nostra ultima fatica, che ci ha dato veramente moltissime soddisfazioni. Fiore... Siamo felicissimi. Che questo album parla proprio, cioè voi usate questo, il fiore, per parlare del massimo, del massimo punto della vita dell'uomo, diciamo, della massima essenza. Sì, diciamo che di primo acchito il titolo sembra quello che in realtà in parte è, voglio dire, Fiore De è il classico attacco dello stornello canzonatorio romanesco, no? Ce lo ricordiamo tutti, Fior del Limone, poi arrivato alla punta estrema con la Magnania, Mamma Roma, quando dice fiore di merda, scusa l'espressione, ma insomma parliamo di un'opera d'arte notevole, quindi mi permetto anche tranquillo, di dirlo. Siamo una radio romana, puoi dire quello che vuoi in romano. Certo, e noi oggi cantiamo il fiore del nulla, cioè fiore di niente, quando un fiore nasce, sboccia, anche quando... diciamo il seme è l'assenza, no? Esatto. Quindi questo significa un pochettino, cioè vogliamo rapportare anche alla capacità dell'essere umano di fiorire in progetti, in idee creative, nel lavoro, nell'arte, anche quando le condizioni culturali del nostro momento storico sono praticamente assenti. Quindi questa, cioè, è una contraddizione in termini, fiore di niente, ma ha un gran significato. Sì, diciamo che anche un augurio all'individuo, come dice qui, un augurio all'individuo di fiorire anche nelle condizioni limitate e opprimenti che la realtà, esatto, che ci sta imponendo questa realtà di oggi. Esatto. Avete presentato questo CD il 4 marzo all'Atlantico. Sì, esatto, abbiamo presentato l'Atlantico Live il 4 di marzo, una serata pazzesca che è andata veramente benissimo. E noi abbiamo ancora adrenalina addosso del venerdì di 4 marzo, perché è stata veramente una bellissima serata. Abbiamo ricevuto una valanga di feedback positivi, l'Atlantico era pieno di persone, pieno di amici, veramente una bellissima esperienza che abbiamo ripetuto poi sabato scorso al nuovo Cinema Palazzo. Ma so che proprio da tutta Italia sono venuti a sentire il folk romano. Sì, noi abbiamo tantissimi fans che ci raggiungono da Torino, da Milano. Poi ovviamente noi siamo amici, quindi ci sentiamo, ci scriviamo su Facebook, hanno organizzato addirittura dei pulmini dal nord con degli striscioni, sono arrivati dal sud Italia, era veramente bellissimo, è stata un'esperienza bellissima. E questi anni poi vi siete fatti anche amici nel mondo dello spettacolo, infatti se andiamo a vedere nel 2015 avete anche, a parte che penso che eravate amici già da molto prima, ma avete arrangiato il primo singolo di Piotta, Sette Vizi Capitale. Sì, Tommaso ci ha fatto questo regalo bellissimo, ci ha inserito insomma nel suo disco, facendoci arrangiare insieme a lui Sette Vizi Capitale, che è stato tra l'altro il primo singolo di Nemici, il disco di Tommaso, bellissimo, se non l'avete ascoltato andatelo ad ascoltare. E devo dire che è stato un successone, sia il videoclip sia il brano in sé. Quando possiamo lo proponiamo, perché è meraviglioso, quindi cerchiamo sempre poi di creare queste situazioni con gli ospiti che ci vengono a trovare sul palco, e insomma ci divertiamo noi, ci diverte il pubblico, è la cosa più bella che c'è. Come è giusto che sia, la musica deve essere anche questo, deve essere l'unione. Poi riguardo i Sette Vizi Capitale, speriamo che verrà lo stesso Piotta a raccontarci di questo pezzo e del suo album. Speriamo, penso che Tommaso lo farà sicuramente, insomma, è una persona di ampia disponibilità, squisita, quindi voglio dire, non ci penso che non avrete problemi a invitarlo. E vedremo, magari poi organizziamo pure qualcosa insieme, questo vediamo col tempo, anche perché poi so che voi avete anche conosciuto Chef Rubio. Sì, Gabriele è un nostro amico, collaboriamo insieme, ma soprattutto siamo amici. E quando Gabriele è stato con noi in un progetto bellissimo, è quello di Figli Come Noi, abbiamo realizzato questo videoclip, e chi non lo sapesse, Figli Come Noi è un brano
che abbiamo scritto, che vuole denunciare gli abusi in divisa. Abbiamo coinvolto, esatto, è una cosa molto importante da dire in questo periodo, moltissimo importante. Sì, è un progetto condiviso con noi, appunto con Gabriele, con ACAT, l'associazione contro gli abusi in divisa. Approfitto per ricordare a tutti gli ascoltatori che è importantissimo tesserarsi ad ACAT, approfondire questa tematica, seguite ACAT sui social e è importante conoscere quello che succede e questi ragazzi meravigliosi che girano tutta Italia fornendo assistenza sia psicologica che legale alle famiglie che si trovano in questa situazione, che voglio ricordare può capitare a esatto. Tutti, la brutta realtà è questa, e quello che c'è da capire è proprio questo, è quello che noi abbiamo voluto comunicare con il video. È una situazione terribile nella quale tutti si possono ritrovare, non capita a persone che hanno qualcosa in meno di noi, capita a tutti. Ma soprattutto io vorrei dire anche che è importante informarsi a 360 gradi e saper selezionare le fonti di informazione. Assolutamente sì, infatti io ricordo Umberto Eco che ci ha lasciato da poco, una delle ultime interviste, non ricordo dove fosse, ma ricordo che disse una cosa molto importante: la conoscenza oggi sta nel filtrare le informazioni. Esatto. Ecco, questa mi è rimasta, l'ha detta forse verso qualche mese prima di passarci, è una cosa molto vera e molto importante. Esatto, che forse oggi c'è un po' di caos e i mass media, quelli grandi, fanno anche loro, ampliano questo caos. Quindi è importante leggere e informarsi. Torniamo a noi però, torniamo a... Sì. Anzi, aspetta, perché io so che voi avete anche partecipato a un altro progetto che è proprio qui vicino alla nostra radio, quello del lago, l'unico lago naturale di Roma, di Largo Preneste. Esatto, questa è un'altra storia pazzesca che è successa a Roma e che fortunatamente adesso, non grazie a noi, probabilmente in parte anche grazie a noi, ma soprattutto grazie ai comitati di quartiere, che hanno diffuso questa storia. La storia di un lago che nasce dal nulla, tra l'altro la canzone di Assalti Frontali, Il Muro del Canto, Il Lago che Combatte, racconta perfettamente la storia. Mili Tantà la racconta in maniera bellissima e chiarissima, molto meglio di come posso fare io adesso, quindi andate ad ascoltare Il Lago che Combatte, perché è un'esperienza conoscitiva, si può capire che cosa è successo nel quartiere. È nato un lago naturale e c'è stata una lotta che ancora va avanti, quindi non è finita, qui non finisce mai nulla, c'è sempre da stare sul caso, è il paese delle lotte eterne. Assolutamente sì, però è stato anche quello un bellissimo risultato che, ripeto, non abbiamo ottenuto da soli, anzi assolutamente grazie anche da cittadini, ma a chi per primo si è informato e ha combattuto per far sì che quel lago possa diventare un parco naturale dove le famiglie vanno e portano i bambini, gli animali e possono vivere quello che la natura ti ha regalato. Esatto, è importante. Poi vi posso dire io che l'ho visto con i miei occhi, è un lago bellissimo, è bello, incredibile, e si sta anche cominciando a formare una fauna locale proprio. Ci sono volpi, sono degli uccelli, sono certo. Quindi ci sono delle razze di uccelli che prima non c'erano. Si sta ricreando veramente la natura, la potenza della natura che combatte, queste sono le parole di Daniele del Ritornello, la natura che combatte e crea da sé una realtà che noi non abbiamo nessun diritto di distruggere e abbiamo la possibilità di vivere, questa è la cosa importante. Esatto, ci tenevo anche a parlare del lago. E io però direi adesso di ascoltarci qualche traccia del disco per poi tornare, sì, così ce la racconti proprio come l'hai vissuta da chitarrista. Ok? Sì, allora andiamo subito con Fiore del Niente, così capiamo bene l'album. A tra poco. Prima e vado avanti sulla mia strada senza ben pensanti, mi trovo meglio insieme coi pezzenti, noi siamo svergognati e miscredenti e al paradiso non c'avemo santi, c'avemo il pane senza veli denti e chi comanda faccia i testamenti. Fiore di niente, ammazza come no, ce l'ho presente, è il succo del discorso è deprimente, che hai faticato e non te trovi niente.
fior d'accidente, per tempo non è stato mai galante. Attacca suonatori, allarme, allarme, dovemo risvegliar serpe che dorme. Si conti quanti semo e come stamo, ci torneranno i conti si s'alzamo. Li famo scappa via dal cornicione,